è uscito dalla Sacra Congregazione il nuovo testo dei Exorcismis, che in latino è stato consegnato alla CEI, alla Chiesa Italiana, perché ne faccia una traduzione e tenti un po' di metterle in giro tra gli esorcisti per un sondaggio, per vedere come va. Io l'ho avuto in mano dal cardinale e a Roma avrò il giorno 3 e 4 un raduno con altri esorcisti italiani, saremo 15, per discutere su questo e per un confronto di opinioni. È molto ben fatto, però tante cose vengono lasciate in ombra. Soprattutto è ottimo il primo capitolo, dove si parla della natura dell'esorcismo, una sintesi teologica meravigliosa in 11 numeri. Poi del ministro e delle condizioni per fare l'esorcismo e poi del rito che bisogna usare. Ci sono poi gli appendici. Sono due appendici, anzi tre appendici. La benedizione dell'acqua benedetta per gli esorcismi. E poi i casi in cui, senza ricorrere all'esorcista, si può fare preghiera di liberazione. Ed è qui la parte più debole del documento. Il legislatore non crede alla fattura. Non crede al malocchio. Non crede al maleficio. E allora, cosa si fa quando una persona è attaccata dal maleficio, dal malocchio, dalla fattura, dalla negatura? Che cosa bisogna fare? E allora il legislatore dice così: quando qualcuno si crede di essere stato maleficiato, quando qualcuno crede di avere una maledizione o sui suoi beni o sulle persone, sua persona o sui propri familiari, quando si crede perseguitata dal nemico, oppresso dal nemico, allora ci sono due modi per agire. Lasciando in ombra, se è vero o non è vero, lui non si pronunzia. Dovrebbe pronunziarsi, per dire se ci sono, però non si pronunzia. Lascia alla creduritas della persona il fatto, o vero o non vero, però anche che non sia vero, oppure se è vero, deve fare in questa maniera, cioè non accetta il legislatore il fatto della fattura. Può darsi, può non darsi, non è una bella cosa, dovrebbe pronunziarsi. Però ci sono due modi per agire. Primo modo è andare dal presbitero o dal diacono, anche non autorizzato, perché non dall'esorcista, da qualunque presbitero, da qualunque diacono, il quale ha a disposizione una serie di preghiere. Di preghiere che troviamo così in tutti i libri, che sono qui elencate. Un metodo. Secondo metodo, il fedele stesso si può autoliberare.
recitando alcune formule, alcune preghiere, o da solo o con altre. Per cui, quando noi siamo disturbati, oppressi, o crediamo di avere fatture, malefici, o ricorriamo al sacerdote, il quale userà delle preghiere, oppure da noi stessi, o da soli, o con l'aiuto di qualche altra persona, può recitare delle preghiere di autoliberazione. Andiamo adesso ad esaminare quali sono queste preghiere. Cominciamo con le preghiere che usa il sacerdote nell'esorcismo. Nell'esorcismo il sacerdote deve usare una celebrazione, deve fare la celebrazione dell'esorcismo. L'esorcismo viene celebrato, cioè deve essere disposta la persona, deve essere preparata la persona, con un rito, avviene un rito, per cui come c'è la celebrazione del battesimo, della cresima, così c'è la celebrazione dell'esorcismo, è una celebrazione liturgica. Per quell'autorità si può fare anche in chiesa, si può fare in un luogo sacro o in un altro luogo. Qual è il rito? Il rito è semplice. Prima si comincia con l'aspersione dell'acqua benedetta, poi le litanie dei santi, poi la proclamazione del Vangelo. Ci sono 10 Vangeli, ne sceglie uno. Poi i salmi, ce ne sono 10 di salmi, però sono molto ben fatti, perché dopo ogni salmo c'è un'invocazione al Signore e un'orazione. Poi si recita il Credo e poi il Padre Nostro. Quindi il sacerdote, se è certo attraverso i sintomi che deve esaminare con molta attenzione, se è certo che c'è la presenza diabolica in atto, allora pronuncia una formula imperativa contro il nemico, una formula sola. Se non è sicuro, non lo può giurare, però dubita che ci sia il nemico, non può usare la forma imperativa. Deve usare una formula deprecativa. Signore, ti prego di cacciare questo diavolo. Per cui il comando, la formula imperativa, l'esorcista autorizzato, la può dire soltanto quando è sicuro che c'è il diavolo. Altrimenti non la può dire. Lui è esorcista, ma deve soltanto usare la formula deprecativa. Signore, ti prego, mandalo via. Vedete come è molto cauto il legislatore e come noi siamo troppo facili. Vattene via, diavolo, quanto male. Se neanche l'esorcista lo può fare questo, se non è sicuro, adibendo il rito voluto dalla Santa Madre Chiesa, nella celebrazione liturgica, se non lo fa il sacerdote, come possiamo farlo noi così, fuori qualunque liturgia, con tante disinvolture? È una potenza tremenda, perché quando è presente è una bomba atomica, può fare del danno nella vita di una persona, nel bene di una persona, nella famiglia di una persona. Ecco perché la Chiesa, per tutelare i suoi figli, le mette in guardia. Le preghiere sono molto belle, e molto lunghe. Secondo gli antichi rituali, una preghiera di esorcismo dovrebbe durare da 3 a 4 ore. Secondo il rituale in uso adesso, in uso, non quella, non in uso, non questo,
l'esorcista dovrebbe condurre avanti la sua azione per 3-4 ore ancora. Perché se si ingaggia la battaglia, deve portarla avanti. Anzi, negli antichi, o meglio, in alcune prescrizioni, che si, ma adesso non l'ho visto più, però, come cautela, c'è che gli esorcisti siano due quando c'è una presenza diabolica, si ingaggia a battaglia, in modo che se muore uno, l'altro continua la battaglia. Vedete a che punto siamo? Dico tutte queste cose per mettere in guardia contro la facilità che noi usiamo nel fare esorcismi, nel chiedere esorcismi, nel chiedere liberazione. Questa facilità non ci deve essere. Ecco, cito tutte queste cose appunto per mettere in guardia e per smontare la facilità con cui si ricorre all'esorcista. Voglio una preghiera d'esorcismo, ma la preghiera d'esorcismo nei casi va sempre preparata, con dato, orario, le persone, il medico presente, tutto, e con un rito liturgico quando si tratta di esorcismo. Altrimenti si fa una preghiera di liberazione. Tanto vale che la preghiera di liberazione la faccia un altro, la faccia qualunque presbitero, o la faccia così qualunque fedele che si crede così ossessionato dal diavolo. Comunque il rito è molto bello, una bella litania dei santi. Ecco, Santa Maria, Sant'Elia pure, c'è Sant'Elia e altri santi sono messi insieme. Adesso andiamo alla parte che interessa a noi. La parte che interessa a noi. Qui è detto così: le suppliche che il semplice fedele che è vessato dal diavolo può fare. Per cui non c'è bisogno di ricorrere al parrino esorcista. Chi è vessato dal maligno, ha un prontuario in mano con cui difendersi, con cui pregare. Oppure, se non se la sente, va da un altro e dice: preghiamo insieme. Oppure, se vuole qualcosa di più forte, diciamo, vado da un sacerdote, da un diacono, è così, le preghiere sono quasi uguali, quelle che fa il sacerdote e quelle che fa il fedele. Li citiamo qua, le preci litaniche, ossia una litania breve, poi l'invocazione alla Santissima Trinità, molto bella. Poi l'orazione a Cristo, poi l'invocazione alla Vergine Santissima, poi l'invocazione a San Michele Arcangelo e basta. Per cui una litania, l'invocazione alla Trinità, l'invocazione a Gesù Cristo, l'invocazione alla Madonna, l'invocazione a San Michele Arcangelo e se ne va. Che cosa sta dietro però questo? Sta tutta la Chiesa, non è qui una preghiera semplicemente privata, è un sacramentale che il semplice fedele può usare avendo alle spalle le intercessioni di tutta la Chiesa, per cui quella preghiera è molto efficace. Se vuole aiutarsi con un prete, va dal prete, va dal diacono, e gli dice: mi vuole aiutare in questo? E il prete, il diacono, farà un'altra preghiera un po' più forte. Però non se ne parla di imprecare contro il diavolo, questo neanche l'esorcista può farlo, se non quando è sicuro che il diavolo è presente, quando il diavolo parla, altrimenti niente. Durante i fedeli, pertanto,
attraverso la celebrazione della penitenza, prendono forza per riacquistare la piena libertà dei figli di Dio, che viene messi in pericolo dal nemico. Il mistero dell'iniquità che viene ad operare ancora in questo mondo, secondo il dottor Nicesi, anche nella battaglia del diavolo contro gli uomini si manifesta, sebbene il diavolo non possa andare oltre i limiti posti dal Signore. Questo soprattutto avviene quando il diavolo vessa l'uomo e quando l'uomo, il fedele, si trova nei casi di vessazione da parte del diavolo, nei quali casi viene quasi ad oscurarsi lo stesso mistero della pietà. In questi casi la Chiesa implora Cristo e, forte dalla forza di Cristo, dà gli aiuti ai fedeli che per liberarli dalla vessazione. Tra questi aiuti, l'ultimo testo, l'ultimo numero, tra questi aiuti l'esorcismo è il primo, precellit, dalla cui disciplina la Chiesa è sempre stata sollecita, soprattutto quando si tratta di farla in forma solenne, forma di celebrazione liturgica. Negli esorcismi, infatti, viene esercitata la potestà e l'autorità della Chiesa contro i diavoli. Per cui l'esorcismo è l'esercizio del potere della Chiesa. Questo potere la Chiesa lo delega al presbitero esorcista, per cui lui soltanto può esercitare questo potere a nome della Chiesa. L'esorcista distingue con molta attenzione gli attacchi del diavolo da quella credulità con cui alcuni dei fedeli credono di essere oggetto di maleficio, di mala sorta, di maledizione, che possono essere stati fatti sopra di loro, sopra i familiari e sopra il loro bene. In questo caso, egli non neghi l'aiuto spirituale, però si guardi bene di non fare esorcismi in nessun modo, ma usi alcune preghiere sopra di loro oppure con loro per metterli in pace. Per cui si guardi bene da non fare in nessun modo esorcismi in questi casi, ma li aiuti con le preghiere. Dell'utilità o necessità di usare l'esorcismo, il presbitero esorcista usi molta diligenza e dopo una diligente inquisizione, consultati gli esperti nella scienza medica e psichiatrica, che hanno il senso delle cose spirituali, allora si presti a fare esorcismo. Se però non trova i segni sufficienti di una presenza diabolica, con certezza non si arroghi il potere di fare esorcismo. In ogni caso, deferisca il caso all'ordinario del luogo, ossia al vescovo, quando dubita. Lui deve essere certo. L'ordinario del luogo allora consulti gli esperti, domandi consiglio a chi ne sa di più e soltanto dopo decida che l'esorcismo possa essere fatto e ne dà la potestà al presbitero. Vedete con quale circospezione, con quale attenzione procede la Chiesa. Noi siamo molto facili, così. Un esorcismo, un diavolo, quando mai? Il fedele che è vessato sia ammonito che prima dell'esorcismo, per quanto è possibile, preghi il Signore, eserciti mortificazioni,
poi rinnovi la fede battesimale, poi si accosta al sacramento della riconciliazione, si munisca della Santa Eucaristia e poi soltanto si presenti per l'esorcismo. Per cui chi dovesse essere esorcizzato, in ogni caso, deve prima pregare, deve fare preghiere, mortificazioni, deve andarsi a confessare, comunicare, digiunare, fare opere di penitenza e poi soltanto dopo, in ogni caso, si presenti per l'esorcismo. Il presbitero esorcista, coscio dello stato dell'esorcizzando, disponga la celebrazione e scelga quelle preghiere che sono più adatte al caso. Però stia attento a non usare la formula imperativa, ma soltanto quella deprecativa, quando non è certo che sia diavolo in attività. La formula imperativa unicamente venga adibita quando c'è la certa cognizione che è presente il diavolo. Vedete? L'esorcismo venga fatto in modo tale che l'azione che si compia non possa essere considerata un'azione magica o un'azione superstiziosa, per cui bisogna stare attenti a non dare spettacolo ai presenti e di non usare i mezzi di comunicazione sociale, televisione, cosa, quando si fa esorcismo. E ci si attenga soltanto a quel rito, per cui e nel rito c'è soltanto l'imposizione delle mani e il segno della croce in fronte, e basta. Per cui anche l'imposizione delle mani, anche c'è neanche l'imposizione delle mani, c'è segno della croce in fronte, e basta. Mettere manca, tirare a destra, tirare a sinistra, queste sono opere magiche che non bisogna usare. Soltanto sono preghiere e segni di croce, acqua benedetta e segni di croce. Si stia attenti a queste tre cose: il segno della croce, l'imposizione delle mani ci ha messo e l'espressione dell'acqua benedetta. Col segno della croce, che è fonte della benedizione di ogni grazia, la potestà di Cristo viene esercitata sopra il diavolo. Con l'imposizione delle mani, la forza dello Spirito Santo. Con l'espressione dell'acqua benedetta, la memoria della purificazione e del battesimo. E basta. E allora, fratelli e sorelle, tutte queste cose vi sono state dette per mettere così un freno alla facilità con cui noi chiediamo esorcismo, alla facilità con cui noi esercitiamo tante volte gruppi di liberazione con esorcismo, con forza contro il diavolo, con tanti modi che sono maniere magiche di agire, in modo che noi stiamo nei limiti voluti dalla Santa Madre Chiesa e anziché ricorrere all'esorcismo ricorriamo alle preghiere. Le preghiere sono un'arma sicura. Poi noi carismatici abbiamo un'arma molto più forte: la preghiera comunitaria, la preghiera in lingue, che è tremenda, la preghiera, cioè l'invocazione allo Spirito Santo. Alcuni canti sono preghiere fortissime, per cui è consentito, per esempio, al presbitero esorcista di avere un gruppo di oranti con sé per rendere più forte la preghiera. Io sto facendo un libretto, ossia su questo, da usarsi quando il gruppo di oranti accompagna l'esorcista. E allora ci sono queste preghiere da fare, come rispondere. Non può intervenire nessuno, soltanto l'esorcista può. Gli altri non possono intervenire, c'è nessuno qua. E allora, quando c'è un gruppo di oranti che accompagna l'esorcista, allora
rispondono questi oranti con queste preghiere, accompagnando l'esorcista, rispondendo all'esorcista. Quando non c'è l'esorcista, allora ci sono le preghiere che questi possono fare, per cui c'è un piccolo librettino che sto preparando, per cui uno che ha bisogno, qua c'è il libretto, puoi fare le preghiere per conto tuo, oppure te ne vai da qualche presbitero e te lo puoi fare, oppure quelle che compongono i gruppi di preghiera, i gruppi di liberazione, possono usare questo piccolo libretto, ossia come fare le preghiere con l'esorcista. In ogni caso non possono mai intervenire, né tantomeno imporre mani, tantomeno fare segni di croce, niente. Soltanto lui può intervenire perché rappresenta la Chiesa. Alleluia!